Vuoi vincere skin, pass battaglia e un qualsiasi regalo da parte mia su Fortnite? Molto semplice, basterà iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche, lasciare un bel like e condividere il video a tutti quanti i tuoi amici e infine mandarmi una richiesta sul mio account dove faccio i regali. In questo modo avrai delle possibilità di ricevere un qualsiasi regalo da parte mia su Fortnite. Ovviamente più amici vorrai iscrivere, più possibilità di vincere avrai, non mancherai nelle mie live su YouTube se vuoi provare a vincere skin, pass battaglia o V-Bucks. Inoltre ricordo che se vuoi supportarmi nel negozio oggetti Fortnite inserirai nel mio codice creatore Daccini e se vuoi puoi mandarmi la foto su Instagram così potrò rispondere e repostarti. Ma per iniziare col video, come c'è da fare appunto un qualsiasi regalo con l'internet con oggetti, semplicemente non di voi sta guardando in questo momento questo video. Qui mi raccomando, se anche tu vinci un qualsiasi regalo con l'internet con oggetti di Fortnite, come al solito ti ricordo di iscriverti al canale attivando la campanella, lascia un bel like e soprattutto condividi questo video a tutti quanti i tuoi amici. E mi raccomando non di perdere ogni singolo giorno di quanti video vengono pubblicati qua all'interno del canale. Ricordo inoltre che io lo può anche supportare il mio negozio oggetti inserendo il mio codice creatore Daccini, tutto quanto grande, tutto quanto piccolo. E se lo fate, mandatemi una foto oppure taggatemi una storia di Instagram, così appunto potrò andarvi a repostare. Quindi ringrazio tutti quelli che andranno a inserire il codice creatore all'interno del negozio oggetti di Fortnite. Facciamo accettare un po' il negozio oggetti di oggi. Ovviamente sono rimaste sempre tutte quante le skin a tema natalizio, ormai sono qua e penso rimarranno per un altro po' di tempo. E oggi direi proprio di andare a regalare non una persona ma ben due persone esattamente. Questa è emote scatola a regalo, visto che sto proprio a tema festività. Quindi non andiamo a regalare una persona ma ben due fortunati fra di voi, visto che è appunto un emote. Vediamo un po' chi saranno i fortunati di oggi. I due fortunati di oggi sono esattamente Leon King 2K8 e infine Lully Graal. Quindi facciamo continuo, vediamo se non li posseggono. Perfetto, non posseggono questa emote. Quindi mettiamo esattamente questa scatola regalo che è davvero molto bella. Facciamo invio. Invio dei regali in corso. Vediamo se gli arriva questa nuovissima emote a questi due fortunati. Tutti quanti i regali sono stati consegnati. Quindi spero appunto questo regalo a questi due fortunati vi sia piaciuto. Portate tutti i video che escono, usciranno all'interno del canale nei prossimi giorni. E adesso vi lascio appunto al video. Bene a tutti in questo nuovo video, ben seguite ben voi giganti. Ve lo in questo video andrò proprio a vedere alcuni trucchi, alcuni metodi per aumentare velocemente il nostro livello stagionale qui all'interno di Fortnite. Andremo a vedere appunto alcuni trucchi, completare più velocemente alcune schede punti che ci daranno tantissimi punti di esperienza e molto altro. Però prima di cominciare, come al solito vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche, così si sempre aggiornati su questi tipi di video, le live, lo skin, la battaglia. Infine condividi il suo video, tutti i tuoi amici, ma fate anche a loro appunto tutti questi trucchi, tutti questi metodi che ci serviranno per aumentare velocemente il nostro livello stagionale qui all'interno di Fortnite. Quindi partiamo subito, perché come ben sapete in questa nuovissima stagione 5, come anche nelle precedenti, sono state aggiunte tantissime schede punti. Infatti per visualizzare le schede punti basta semplicemente accedere alla sezione degli incarichi e appunto visualizzare tutti quanti gli incarichi. Infatti qua ci vengono mostrate questi incarichi di colore blu, che alcuni di questi sono proprio le schede punti. Ad esempio consuma oggetti da raccogliere, ad esempio consuma funghi, oppure elimina giocatore o abbatti alberi. Queste sono tutte quante le schede punti, e poi ci sono anche tantissime altre. Infatti in questo video andrò proprio a vedere, come già detto prima, come completare velocemente alcune di queste schede punti usando dei trucchi davvero molto molto utili, che ce le faranno completare in pochissimi secondi. Infatti partiamo subito, perché la primissima scheda punti che andiamo a vedere in questo video, andiamo a vedere proprio come andare a completare velocemente, è proprio la scheda punti di Sarefalo. Infatti appunto questa scheda punti c'è un metodo che ci servirà molto per completarla in poco tempo, perché dobbiamo davvero accendere tantissimi falò. Infatti appunto, se mentre stai vedendo questo video è disponibile la modalità frenesia piccone, praticamente in questa modalità non si possono utilizzare i falò, ma se ci avviciniamo ad un falò quando startiamo una partita possiamo accenderlo, anche se non ci accenderà, però comunque ci conterà la sfida. È una cosa molto molto utile, perché praticamente potremmo farlo all'infinito e ci conterà ovviamente i falò accesi, anche se in realtà non l'abbiamo accesi. Qui potremmo farlo praticamente all'infinito, fino a quando non completiamo la sfida, e se uscirà di nuovo la modalità frenesia piccone potremmo di nuovo utilizzare questa specie di bug, perché alla fine è un bug che ci permette di completare il più velocemente possibile questa nuovissima scheda punti. Al momento questa modalità mi sembra che l'hanno tolta, però fino a ieri c'era, ma probabilmente nei prossimi giorni, visto che c'è questo evento di Natale, potrebbe di nuovo ritornare, visto che stanno ritornando tantissime modalità. Quindi mi raccomando, andate a fare questo trucco se potete completare questa scheda punti di utilizzare falò in pochissimo tempo. Ovviamente appunto questa scheda punti si divide in diverse fasi e ogni fase ci dà ben 15.000 punti esperienza, quindi in totale dovrebbe darci in teoria ben 75-100.000 punti esperienza per aumentare il nostro livello stagionale. Eccoci qua, rientrare nella modalità di Party Royale, e praticamente in questa modalità ci sarà permesso di completare ben due nuovissime schede punti in modo davvero veloce. Infatti le schede punti di cui voglio andare a parlare sono esattamente quella di abbattere alberi e distruggere delle pietre. Legandoci in questa modalità possiamo completare queste due schede punti
punti in maniera davvero molto molto veloce e portarci a casa tutti quanti i loro punti esperienza. Partiamo subito dalla prima scheda punti che voglio mostrare, esattamente questa qui, di distruggere pietre. Infatti guardate qui, sono a 990 pietre su 1000 distrutte. Appena arriverò a 1000 mi daranno 15.000 punti esperienza. Guardate qui cosa succede se uso uno spray su questa roccia. Quindi se uso uno spray su questa roccia, io ero a 990, vediamo adesso a quanto sono. Sono a 991, quindi contiamo così. Praticamente se usiamo spray su delle rocce qui in Party Royale, ci conteranno le pietre distrutte, anche se noi non abbiamo distrutto nessuna pietra. Quindi contiamo così. Ok, usiamo ancora lo spray. Vediamo a quanto siamo. Siamo al momento, abbiamo quasi completo, siamo a 997. Andiamo avanti così. 998, 99, ok. Dovrebbe mancare una sola, vediamo. E 15.000 punti esperienza, abbiamo distrutto 10 pietre, anche se in realtà non l'abbiamo fatto. Quindi questo metodo è davvero molto utile. Vediamo se si è sbloccato l'altra fase. Distruggi pietre, ok, fatta. Poi oltre a questa scheda punti possiamo completare in questa modalità, c'è anche la scheda punti di abbattere alberi. Infatti la scheda punti è esattamente questa. Guardate qui, sono 850 alberi distrutti su 1000. Ma se vado ad usare uno spray su un qualsiasi albero, da 851 sarò passato a 852, vediamo. Ecco qui, qui praticamente se vado a usare uno spray su un albero mi conterà un albero distrutto, anche se io non l'ho distrutto. Quindi davvero un metodo molto molto utile per completare queste due schede punti, perché ricordo, ogni fase di questa scheda punti, di queste due schede punti, vi daranno ben 15.000 punti esperienza. Mi manco solamente 140 e ho fatto, quindi basta fare altre 140 volte in questo modo, senza distruggere alberi, senza nessuno che mi dà fastidio, perché ovviamente nessuno può uccidere nessuno in questa modalità. È davvero una cosa molto molto utile. Quindi potete sia utilizzarlo per la sfida degli alberi, potete sia utilizzarlo per la sfida di distruggere pietre. Andiamo avanti, adesso mi trovo appunto in creativa. Infatti appunto se vi recate qui in creativa e magari non avete tanto tempo per giocare a Fortnite, fare tante partite, potete benissimo rimanere qui in creativa il più tempo possibile, e ogni 15 minuti verranno forniti dei punti esperienza. Infatti di solito verranno forniti 10.000 o 20.000 o a volte anche 31.000 punti esperienza, che vi aiuteranno a salire il vostro livello stagionale. Infatti questi punti esperienza vengono dati per i minuti di gioco in creativa, ma ve li danno lo stesso anche se state immobili al centro qui della creativa, e ve li daranno lo stesso. Quindi è utile questa cosa, soprattutto se non avete tanto tempo per livellare, non avete tanto tempo per fare tante partite, potete benissimo appunto rimanere qui nella schermata e aspettare. Ogni 15 minuti vengono forniti dei punti esperienza, a volte 30.000, a volte 20.000, come ho detto prima, però comunque vi aiuteranno a fare un paio di livelli all'interno di Fortnite. Quindi fate proprio se pensate a questi piccoli trucchi che serviranno per aumentare il nostro livello stagionale, e soprattutto queste specie di bug che abbiamo visto per completare velocemente queste tre schede punti che vi ho fatto vedere. Sicuramente se ne andremo a scoprire altri nel corso delle prossime settimane, vi porterò altri video, perché sicuramente usciranno altri bug per completare più velocemente queste schede punti all'interno di Fortnite. Fate sapere se voi già ne eravate a conoscenza qui sotto nei commenti. Poi sapete anche voi che livello stagionale siete in questa nuovissima stagione 5. Se questo video vi è piaciuto, come al solito vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche, così siete sempre aggiornati su questi tipi di video, il live, lo skin, battaglia. Infine condividi questo video tutti i tuoi amici e fedeli anche a loro, commentare velocemente il nostro livello stagionale, quell'interno di Fortnite. Noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima live.